Salve a tutti, io sono Agnax e oggi vi do il benvenuto in un nuovo video. Non parlerò degli operatori mobili, bensì di impostazioni che riguardano gli smartphone che si avvalgono della connettività mobile in 4G e in 5G. Allora, iniziamo il discorso da una domanda. Vi siete mai ritrovati in una situazione in cui magari ipoteticamente potevate agganciare il segnale 4G o 5G, ma invece ne agganciate uno inferiore, magari addirittura arrivare al 2G? Per esempio, siete in piano terra, prima avevate la copertura in 4G, ora invece che siete scesi al piano terra, il telefono, nonostante in realtà ci sia un po' di copertura in 4G, switch in 2G perché il segnale è più forte. Lo stesso esempio si può fare per esempio con il 5G. Siete in una zona in cui il 5G, insomma, con l'N78 è disponibile, e poi però vi spostate un po' e il segnale 5G viene interrotto dallo smartphone che preferisce connettersi invece in 4G Plus. Anche se in realtà ci sarebbe la possibilità di connettersi con il 5G e di conseguenza avere velocità maggiori anche con un segnale un po' minore. Bene, oggi vi spiego un piccolo metodo che appunto tutti dovrebbero conoscere per cercare di forzare il 4G o il 5G in determinate circostanze. Ora che abbiamo cambiato cam, vi faccio vedere, attraverso l'esempio di questo telefono, che se noi volessimo modificare l'impostazione possiamo solamente scegliere tra queste opzioni. Ve le faccio vedere: 4G, 3G, 2G, 3G, 2G e 2G only. Quindi non c'è un'impostazione per effettivamente impostare il telefono in modo che vada solo in 4G e quindi una velocità migliore, possiamo dire. E allora come possiamo fare a forzare il 5G se le impostazioni non ce lo permettono? Beh, vi svelo un segreto: in realtà le impostazioni ce lo permettono, e come. E adesso vi faccio vedere attraverso il dialer che stringa si deve comporre. Per entrare in questo menu, una volta entrati in questo menu delle connettività dello smartphone, in base appunto alla SIM che vogliamo gestire, in questo caso io prenderò informazioni telefono 2 dove non c'è nessuna SIM per evitare di mostrarvi questi dati sensibili, comunque andremo in questo menu di Android che ci consentirà di vedere diverse opzioni, se c'è il volte per esempio o altri parametri molto importanti come l'email, il numero di telefono, la rete corrente, il roaming, eccetera eccetera. Li potete vedere qui, anche l'intensità del segnale, un dato molto utile, il tipo di rete. Ora che siamo in questo menu, cosa dobbiamo fare? Beh, semplicemente grazie a questo menu a tendina possiamo modificare effettivamente tutte le preferenze per la rete, e se noi vogliamo utilizzare solo il 4G ci basterà cliccare su LTE Only e il nostro telefono andrà in LTE Only. Ora non ci va questo perché gli ho tolto la SIM, però se ci provate nel vostro telefono fidatevi che andrete solo in 4G. Attenzione, perché ovviamente se non avete il volte poi non potrete neanche chiamare attivando questa opzione. Allora, una piccola nota che vi devo fare per i possessori di Samsung come me. I possessori di Samsung, come potete vedere, una volta che provano a digitare questo codice all'interno del telefono di Samsung, non riescono ad aprire il menu. E quindi cosa dovete fare per fare in modo che venga aperto? Dovrete installare il telefono di Google, che adesso installiamo rapidamente, vi faccio vedere un po'.
se la connessione vuole. Eccolo qua. Fidatevi che con questo il codice funzionerà, perché Samsung limita l'accesso ai suoi utenti per alcuni menu dal suo dialer predefinito. Ecco, impostiamola come predefinita per qualche secondo. Ecco che quindi, ora che siamo nel dialer di Google, ci verrà molto semplice fare così e avremo accesso anche noi da Samsung a questo menu. Vi faccio vedere nel terminale che ho usato per gli speed test in 5G. Ecco qui comunque che dallo stesso menu, facendo appunto quella stringa che vi ho fatto vedere, è possibile selezionare NR Only, che quindi vi consentirà di connettervi soltanto in 5G. Quindi, ricapitolando, abbiamo illustrato il metodo per forzare le reti in 4G e in 5G in tutti gli smartphone Android. Tra l'altro, ora scusatemi per la pubblicità, ma comunque questo qui che ho usato per fare l'esempio lo sto vendendo perché è in condizioni come nuovo e lo potete trovare su eBay. Vi lascio il link in descrizione, a un prezzo molto competitivo, può essere buono come secondo telefono perché uno Xiaomi Mi 8 monta Android 10 con Snapdragon 845, insomma fate un affare praticamente a 100 euro, tra l'altro compreso di scatola originale e accessori originali. Spero di avervi aiutati con questo piccolo trucchetto che può essere utile in diverse situazioni. Se ad esempio volete testare il 5G però non riuscite appunto a connettervi alla BTS in 5G, oppure al contrario se vivete in una zona rurale e non siete connessi stabilmente con il 4G. Quindi io vi porgo i miei più cordiali saluti e noi ci rivediamo in prossimo video.